azioni che sono venute fuori, però insomma nel primo tempo si poteva fare un bel po' di più dal punto di vista della concretezza, c'è stata anche la traversa, la seconda traversa del secondo tempo. Che cosa è successo, insomma, come mai si è trasformata la sua squadra dal primo al secondo tempo? Ma intanto va dato merito anche alla Nocerina, perché comunque in una situazione di grande difficoltà per tutta una serie di situazioni che voi conoscete meglio di me, oggi comunque ha fatto una partita gagliarda e quindi vanno i miei complimenti ai giocatori e all'allenatore, perché non era facile in questa situazione, anche se io avevo avvertito i miei che la partita di oggi era la classica buccia di banana, proprio perché queste situazioni di difficoltà secondo me uniscono le persone, uniscono i gruppi, e quindi sapevo, oltretutto io avevo visto diverse volte in video la Nocerina, avevo visto in particolar modo la partita con l'Aquila e avevo visto una squadra ottimamente organizzata e messa in campo, che è secondo me, per quello che ho visto in queste partite, immeritatamente all'ultimo posto in classifica, perché l'ho sempre vista giocare bene, l'ho sempre vista molto bene organizzata, quindi diciamo non mi meraviglio che oggi sia andata come è andata. È chiaro che mi dispiace, perché io ho contato, comprese le due traverse, 7 occasioni clamorose, di cui 4 il primo tempo e 3 nella ripresa, compreso all'ultimo il miracolo del portiere su De Vena. No, lo so, però comunque scoccia, perché ripeto, venire in una squadra che su un campo difficile per tradizione, con una squadra che è in salute, che per tutta una serie di necessità, di situazioni, diciamo, oggi avrebbe venduto chiaramente cara alla pelle, venire qui, creare 7 occasioni, tornare a casa con 0 gol fatti, addirittura aver perso la partita, mi gira le scatole. A proposito della situazione, sembra quasi un paradosso, lei che è un grosso chiede, ma esiste nel calcio il negro? Aspetta, rifammi la domanda, perché sono un po' stanco, non ho capito bene. Io non ne ho mai, diciamo, beneficiato. Ho avuto anche la fortuna di giocare sempre in squadre ad alti livelli e sempre in squadre abbastanza importanti, quindi non ho mai avuto, non so se dire il piacere, oppure o comunque non ho mai goduto di questa possibilità. Mi sento, i colleghi di Viareggio a fine primo tempo si meravigliavano di quel cambio, ma inizio di presa di quel cambio Ferrari, difensore puro, con Gervini che normalmente gioca sulla linea di centrocampisti, a volte dicevano fa anche l'esterno d'attacco, forse voleva sfruttare no, avevo, se avete fatto caso, ogni calcio d'angolo per la Nocerina Ferrari rischiava di fare un rigore su Danti, e più era stato ammonito dopo 5 minuti, quindi non avendo, purtroppo noi siamo in una situazione un po', diciamo, con la coperta corta dietro, perché tra infortuni e squalifiche ci mancava 3 giocatori, Celiento, Peverelli in particolar modo e Falasco, sì, ci mancava 2 terzini sinistri, quindi ho dovuto adattare Gerevini, perché che è un esterno di centrocampo, perché non avevo altre soluzioni e ogni corner, ripeto, era un pericolo, con un giocatore ammonito dopo 5 minuti che aveva già fatto altri 2 falli uno dietro l'altro, quindi si saranno anche meravigliati, ma non avevo voglia di rimanere in 10, di giocarmi un'ora di partita in 10, perché si era capito dalla panchina, anche su, diciamo, su alcuni richiami che l'arbitro aveva fatto a Ferrari, che la sua partita sarebbe durata poco, e quindi ho preferito correre ai ripari. Romeo è stato in dubbio fino alla fine, il problema al ginocchio lo ha un po' condizionato oggi, perché l'inizio sì è stato positivo, poi si è spento. Ma Romeo, diciamo, sicuramente non stava bene per quella situazione, però anche lì non ho alternative, quindi abbiamo cercato di recuperarlo e comunque sia si è creato 2-3 occasioni da gol importanti anche oggi, e diciamo continua un po' questo periodo sfortunato per lui, ma io sono convinto che il giocatore abbia
abbia potenzialità per sbloccarsi da un momento all'altro, e sono convinto che nel momento in cui si sblocca sicuramente può diventare un giocatore che per questa categoria è importante. Visto che sarà pure il campionato dei giovani, però i tocchi di Vannucchi fanno ancora la differenza e sono ancora la categoria superiore. Sì, vabbè, Igli non è che lo scopro io, ho la fortuna di averlo trovato qui e ho la fortuna che lui abbia capito che quando si arriva a una certa età bisogna allenarsi di più di quando si ha 20 anni. Quindi questa è stata la fortuna che gli permette, essendo lui ragazzo intelligente, gli permette di, nonostante l'età, di rimanere a alti livelli. Poi in particolar modo quando magari calano un pochino i ritmi, a maggior ragione la sua classe emerge rispetto agli altri. Dal punto di vista di un allenatore praticamente al debutto, che campionato è senza retrocessioni? Che tipo di palestra è? Ma in teoria per squadre come noi, come la Nocerina, che comunque devono avere necessariamente un occhio al bilancio, sicuramente questo è un anno dove ti puoi permettere di, diciamo, di fare una squadra di giovani e cercare di far crescerli, cercare di migliorarli per poi sperare che qualcuno venga a prenderti per poterti poi finanziare le stagioni successive. Quindi sicuramente, non essendoci retrocessioni, io dico che i giovani, almeno ai miei dico sempre di giocare liberi da ogni tipo di pressione, da ogni tipo di preoccupazione, proprio perché non ci sono conseguenze quest'anno. Quindi penso che da questo punto, per la valorizzazione dei giovani sia importante. Per quanto riguarda la regolarità magari del campionato, verso fine campionato, beh, sicuramente ci saranno in fondo tante squadre demotivate, tanti risultati già scritti, perché è normale che una squadra che scende in campo con più motivazioni rispetto a un'altra sul finale del campionato abbia più facilità a vincere le partite. Dal punto di vista personale, sei passato da, non posso da Perugia, anche lì c'è un rammarico di non averti, tra l'altro non c'è la possibilità di giocarti le carte in una squadra costruita per vincere? Beh, cioè, se dicessi di no sarei bugiardo, cioè, rammarico perché quella squadra lì l'ho costruita io, i calciatori li ho voluti io, e quindi, anzi, a me fa piacere che anche oggi ho visto che il Perugia ha vinto, fa piacere perché vuol dire che non avevamo scelto male, insomma, che comunque l'intelaiatura era valida, che le scelte che avevamo fatto erano giuste, però è chiaro che a Perugia c'è un portafoglio, a Viareggio ce n'è un altro, quindi buon per Camplone che ha avuto la possibilità di sedersi su quella panchina con una squadra che per la categoria è importante. Grazie, grazie a voi.